Buongiorno web amici, benvenuti in un altro tutorial. Questo tutorial riguarda l'aggiornamento firmware del sistema NAC. Che cos'è il sistema NAC? Allora, il sistema NAC è un sistema multimediale delle nostre autovetture del gruppo PSA, quindi Peugeot e Citroën. È l'evoluzione, diciamo, dello SMEG, ok? Quindi per verificare che sistema abbiamo noi nella nostra vettura, basta andare nelle impostazioni e vedere il firmware che abbiamo, quindi il software che monta, ci sarà scritto se è SMEG oppure se è NAC. Ok? Io adesso mi metto a disposizione l'ultimo firmware che c'è a disposizione. Ovviamente poi lo aggiornerò man mano che usciranno, come sto facendo per tutti gli altri sistemi, quindi lo SMEG e l'RT6, anche se ovviamente man mano che andiamo avanti, pian piano muoiono i sistemi più vecchi perché ovviamente non rilasciano più gli aggiornamenti, quindi fino all'ultimo che loro fanno uscire, si metterà quello e poi morirà lì. Bene, detto questo, allora verifichiamo appunto che cosa abbiamo noi nel nostro sistema multimediale dell'auto, dopodiché procediamo. Allora, se il nostro sistema NAC, questo video va bene per voi. Allora, come funziona? Solita procedura, che la procedura solita è quella di scaricare nel link che vi metto in descrizione questo pacchetto che vedete qua. Abbiamo una chiavetta USB, deve essere almeno, così c'è scritto, comunque almeno da 8 giga. Io l'ho provata da 8 giga e funziona, ok? Per fare appunto questo aggiornamento del firmware. Quindi, con il nostro tasto destro, una volta scaricato Windows WinRAR o WinZip, quello che volete, vi darà questa cartella, clicchiamo col tasto destro, estraiamo file, mettiamo ok e quando mettiamo ok ci darà una cartella che è questa qua. Come vedete all'interno abbiamo SWL e Update Info. Andiamo a prenderci la nostra chiavetta USB che vedete che qua, tasto destro, formatta col tasto sinistro, controlliamo che sia in FAT32, va benissimo la formattazione veloce, avviamo. Ok, e quindi cancellerà tutto quello che c'è all'interno se c'è qualcosa e la formatterà in FAT32. Una volta formattata, ok, vedete, diciamo ok e chiudiamo, apriamo la nostra chiavetta, apriamo questa cartella e copiamo i due file, proprio così, devono essere due file ben distinti, ok? Quindi uno è SWL e l'altro, quello che abbiamo visto, quello della licenza. Una volta che abbiamo copiato il file, ci richiamo nell'auto. Cosa succede? Nell'auto potete vedere, vi faccio vedere, illustro questo passaggio che ho fatto nella prova. Siccome non ho fatto il video, perché avevamo fatto delle prove e quindi non abbiamo più potuto farlo, vi faccio solo vedere fotograficamente e una guida per come poterlo fare. Quindi una volta fatta con la nostra chiavetta, messi i file appunto come abbiamo visto prima, andiamo in auto e procediamo con queste operazioni. Quindi mi raccomando, come dice qua, la prima cosa da fare è disattivare lo start and stop, perché comunque è un procedimento che ci va all'incirca mezz'ora e più e quindi potrebbe esserci il rischio che la macchina si spenga il motore. Se si spegne il motore è un casino, perché praticamente non va avanti con l'aggiornamento, ok? Quindi la prima cosa è disattivare lo start and stop. Avviamo il motore, appunto, lo accendiamo. Quindi, una volta avviato tutto il sistema, infiliamo la nostra chiave USB e dovrebbe venire fuori un messaggio, come vedete qua, con scritto errore multimedia. Allora, non preoccupatevi, cliccate la freccetta che serve, questo che vedete qua, questa freccia qua, e vi comparirà questa schermata dove vi dirà che c'è appunto un aggiornamento, ok? Dopodiché clicchiamo il nostro sì e ancora una volta dirà, ci sarà tutta questa procedura, dirà sì o no, mettiamo ancora sì, quindi due volte sì, partirà l'aggiornamento che è questo che vedete qua, ok? Farà tutto da solo e come vedete c'è scritto all'incirca un 30-35 minuti, poi dipende tanto dalla chiavetta che uno utilizza. Con questo sistema si può utilizzare tranquillamente una chiavetta 3.0, perché comunque la riconosce e quindi è più veloce. Se uno ha la possibilità e ce l'ha, magari lo carica su una chiavetta 3.0, così ci mette un po' meno di sicuro, ok?
Dopodiché, una volta fatto l'aggiornamento, che farà tutto da solo, come ripeto, si riavvierà, verificheremo l'installazione se è andata a buon fine. Quindi vedete, andremo sull'ingranaggio, ok? Quindi poniamo configurazione di sistema e vedremo che qua ci sarà scritta la versione che praticamente è stata installata, ok? Quindi io adesso a disposizione vi metto l'ultima che c'è dal gruppo Peugeot, va bene? Spero di essere stato chiaro. Se c'è qualche dubbio o cosa, contattatemi. Mi raccomando, una cosa sola: fate attenzione a quello che fate, nel senso, se siete sicuri, siete in grado, fatelo. Se no, piuttosto, se non me la sentite, lasciate stare, ok? Al prossimo tutorial da Credendario. Ciao ciao.